79° anniversario dell'eccidio di Montalto, il comune di Tolentino con la locale sezione dell'ANPI presieduta da Lanfranco Minozzi, che quest'oggi è qui nei nostri studi a parlare delle iniziative che si svolgeranno il 23, il 24 ed il 25 con i ragazzi delle scuole, a conclusione domenica 26 la solenne commemorazione. L'appuntamento è in Piazza della Libertà per la partenza del corteo che si muoverà verso Cimitero. Se al cimitero faremo la messa, pertanto se non è lì la faremo a San Nicola se dovesse piovere. Poi ritorniamo in piazza, ci saranno gli interventi dei vari oratori, iniziando dal sindaco Sgravi, e poi ci sarà, soprattutto c'è i ragazzi, c'è il presidente del consiglio dei ragazzi. E altri due ragazzi, mi sembra, che interverranno sulla nostra storia, spiegheranno e diranno quello che è successo in quell'anno che ci fu l'eccidio. Che in questi giorni lo sto analizzando anche meglio, gli eventi di quell'eccidio. Negli anni, con leggere i libri che racconta De Montalto, dei vari scrittori, perché sulla nostra storia ha partecipato tanti scrittori per riuscire a capire. Però io ho avuto la fortuna di vivere con loro, con i partigiani proprio. Pertanto quello che ho il piacere di raccontarlo, quello che raccontavano loro, la storia proprio detta da loro. Che cosa hai scoperto? E ho scoperto che non ci sono state spie a Tolentino riguardo a Montalto, ma bensì Montalto parte da quel famoso, scontro a fuoco che venne sulla trattoria del Cavaliere De Muccia, e tutto è partito da lì, perché poi successivamente anche i tedeschi inviarono qui da noi, poco prima, un centinaio di soldati perché stavano liberando le zone perché dovevano ritornare su dopo la liberazione della Campania, venivano su verso di noi, e allora gli serviva gli spazi liberi. In più dopo c'è stato lo scontro a fuoco 3 giorni prima a Caldarola. E lì quello è stato il massimo. Perché c'è stato quello scontro a fuoco? Perché il tenente dei fascisti andava cercando a Mattioli, che Mattioli era quello che comandava quel gruppo dei partigiani che aveva fatto quell'attentato a Muccia. E involontariamente si sono scontrati, si sono trovati lì, sulla piazza di Caldarola. E la storia è questa. Poi che è successo? Dopo 2 giorni, perché lì hanno fatto dei prigionieri, e li portarono su, in cinque li portarono su a Muccia, e lì c'è stato uno che ha parlato. Lì ne erano, in tutto loro c'avevano una decina da 12 prigionieri, 5 di questi hanno parlato, hanno dato una linea di massima e l'hanno mandati a Macerata e non l'hanno fucilati. Uno si chiamava Dario, che ha parlato proprio, ha raccontato com'era la situazione di Montalto, lo fecero vestire da fascista, questo mi ha raccontato Aroldo Ragaini. E lo mise vicino a lui, lassù a Montalto, quando l'hanno fucilati. Infatti Aroldo mi raccontava, io l'ho guardato sugli occhi, ci siamo incrociati e abbiamo pensato, io soprattutto ho pensato, dico, ma che hai combinato? No? Perché se lui non parlava probabilmente. E poi c'è Montalto lì l'hanno presi 4 alla volta, l'hanno fucilati. Dopo Salvatore si è salvato, loro i cinque che non sono stati fucilati. Furono condannati a 10 anni, che hanno fatto un po', lavoravano lungo le ferrovie, mettevano a posto i binari. Per ripercorrere tutto questo e per tenere aggiornati ed informati soprattutto i giovani, domenica al termine della cerimonia in piazza si partirà tutti insieme in bus alla volta proprio di Montalto. Sì, andremo su a Montalto a ricordarli su, verrà sul sindaco. Ci sarà il sindaco del Gessapalombo e altri rappresentanti istituzionali, perché è doveroso andare su.